Oggi vi racconto una storia. Questa storia ha come personaggio principale Link, il nostro guerriero, che si ritrova senza sensi sdraiato sul letto, dentro una casa, in un villaggio, su un'isola del quale lui non sa nulla. Ma prima di tutto ciò, facciamo un passo indietro. Come ha fatto Link ad arrivare su quell'isola? Il gioco, nella linea narrativa di The Legend of Zelda, si trova dopo A Link to the Past, quindi Link ha già fatto un bel po' di strada prima di arrivare qua. E tra il viaggiare per il tempo e per il mare, alla fine si ritrova su questa meravigliosa isola, dove la sua avventura continua. Bisogna aggiungere che questo è il secondo remake del gioco. Link's Awakening è uscito nel 93 per il Game Boy, poi hanno fatto uscire il primo remake a colori nel 98, aggiungendo un Dix al nome, e poi nel 2019 questo per la Switch. Ma ora parliamo della storia. Link, colui che ha sconfitto Ganon e riportato la pace ad Hyrule, non è riuscito a godersi la tranquillità del dolce far nulla che si è guadagnato dopo tanto sacrificio. Quindi, con la voglia di allenarsi ancora, decide di imbarcarsi in una nuova avventura, attraverso l'oceano, in una piccola barca. Dopo aver completato un allenamento in un luogo misterioso, decide di tornare a casa, ma, durante il suo viaggio di ritorno, il cielo diventa di nero pece. Link prova a combattere la tempesta, ma le onde sono più forti di lui. Prova a legarsi con delle corde sulla barca, ma questo non bastò. La barca venne colpita da un fulmine. E affondò. Link viene spinto dalla marea sulle rive di un'isola misteriosa. Nel mentre che il nostro guerriero giace senza sensi sulla spiaggia, una giovane ragazza sta passeggiando sulla riviera, ed un tratto nota qualcuno sulla spiaggia. Prova a svegliarlo, ma non ci riesce, quindi decide di portarlo a riposare nel suo villaggio. Nel frattempo, Link sta sognando, e dall'oscurità sente la voce di una ragazza. Crede sia la principessa Zelda, ma svegliandosi, nota che non è lei. Scopriamo che questa giovane ragazza è Marin, la sua salvatrice, e che ci troviamo sull'isola di Colint. E il villaggio si chiama Mabe. Nella stanza, oltre alla fanciulla, c'è Tarin, che ci darà il nostro primo oggetto, il nostro scudo. Inoltre, ci dice che c'è ancora un oggetto sulla spiaggia. Da qui, la nostra avventura ha inizio. Quando andiamo a recuperare la spada in spiaggia, prima di poterla prendere, arriva un gufo a parlarci. E dice che siamo l'araldo del pescevento, e che finalmente siamo arrivati. Continua dicendo che non potremo andarcene dall'isola finché non avremo svegliato il pescevento. Ci dice di andare a nord all'ingresso del bosco misterioso e lui ci aspetterà là, quindi ci andiamo. E appena arrivati là, arriva pure lui. Ci spiega un paio di cose, che l'isola non è segnata sulle mappe e che finché il pescevento dorme non ce ne possiamo andare. E ci dà la nostra prima missione, cercare la chiave per entrare nell'antro della coda, il primo dungeon. Quindi ci si avvia nel bosco misterioso e si cerca la chiave. Dopo aver fatto i primi combattimenti e aver utilizzato i primi oggetti, la troviamo. E riappare il nostro amico Gufo, che ci spiega che ora dobbiamo utilizzare questa chiave per l'antro della coda. E spiega anche il punto focale della storia, cioè recuperare nel dungeon lo strumento musicale al suo interno. E quindi, ora sappiamo l'obiettivo principale del gioco, recuperare tutti e 8 gli strumenti musicali. Ci troviamo nell'isola di Colint, un'isola piena di creature di ogni tipo. Il primo luogo in cui ci imbatteremo sarà il villaggio di Mabe, questo piccolo villaggio rurale, composto da un negozio, una biblioteca, una sala giochi, le varie case degli abitanti, un laghetto dove pescare, una statua del gallo volante, il suo antro dei sogni e il villaggio principale dell'isola. C'è anche un altro villaggio sull'isola, il villaggio degli animali. Possiamo trovare anche altri abitanti sparsi per l'isola, che ci aiuteranno con la nostra avventura. Di dungeon ce ne sono 10. Poi ce n'è uno aggiunto nella versione a colori del Game Boy che possiamo trovare pure qui, cioè il labirinto dei colori. Questo dungeon ci permetterà di scegliere se cambiare tunica o meno. Se la cambiamo possiamo averla di due colori e di conseguenza due potenziamenti differenti, quella rossa all'attacco, quella blu alla difesa. Un altro piccolo luogo che possiamo trovare ben 8 volte nell'isola e che ci aiuterà durante la nostra avventura è la cabina telefonica, dove si può chiamare il vecchio Ulurira, che ci darà indicazioni sul come continuare la nostra avventura. L'isola non è molto grande, ma è molto bella da esplorare. Si può passare da un deserto a delle antiche rovine, dai monti alla costa, da un villaggio all'altro, da campi, praterie, cimiteri, c'è di tutto in quest'isola. È piena zeppa di luoghi da esplorare. Essendoci 10 dungeon, ci sono pure 10 boss, e pure dei mini boss, che sono più dei boss principali. Tra boss e mini boss affronteremo 28 mostri. Poi bisogna contare che nella battaglia finale affronteremo ben 5 boss, e che in ogni dungeon c'è un numero differente di mini boss. Poi ci sono anche i nemici che affronteremo durante il nostro viaggio, anche qua ce ne sono molti, ben 89, per un'isoletta così niente male. Però possiamo trovare dei mostri particolari, che si vedono anche in altri giochi Nintendo, come i Goomba, i Boo, lo Shy Guy, la pianta piranha, il Marghibruco o in inglese Pokey e il Catenaccio. Poi anche delle creature marine già viste, come il Pesce Smack e i Calamachi. Possiamo trovare pure l'Anti-Kirby. Un personaggio che non possiamo sfidare ma che ci delizierà con una canzone è Lowart, il rovesciato re degli incubi e capo della truppa 8-bit a Subcon. Dopo essere stato sconfitto da Mario, Luigi, Peach e Todd, dopo gli eventi di Super Mario Bros. 2, Lowart si rifugierà a Colin, dove sotto il falso nome di Mamu, il suo nome giapponese, diventa
un celebre ed esoso cantante. Per il modico prezzo di 300 rupie insegna Link la canzone dell'anima di Rana, con cui Link può risuscitare i morti. Dopo aver lasciato la sua tana, Mamoo dirà di essere andata in tournée, in realtà diretta a Subcom per una rivincita, durante gli eventi di Super Mario Bros. USA. Quindi di nemici ne abbiamo bizzeffe, da tutti i mondi, e si possono battere tutti in diversi modi differenti, con diversi oggetti. Parlando di personaggi già visti nel mondo Nintendo, possiamo notare che Tarin assomiglia molto a Mario, e poi sui monti Tal possiamo trovare un uomo che somiglia molto a Luigi. Tra le varie missioni che si fanno durante l'avventura, si consegna una lettera d'amore al Mr. White, da parte di Christine, e possiamo notare che nella lettera c'è una foto che ritrae la principessa Peach, non lei. Quindi, di riferimenti al mondo Nintendo ce ne sono molti, però ci sono pure altri personaggi all'interno del gioco, come gli abitanti del villaggio Mave, ovviamente, e gli abitanti del villaggio degli animali. Poi c'è il principe Richard, la strega, Tracy, ce ne sono molti, e tutti da scoprire. Durante la nostra avventura ci verranno dati diversi oggetti, alcuni si sbloccano dei dungeon, altri si comprano e altrettanti si cercano, ma prima vi parlo della struttura del gioco. È molto semplice, si va dungeon per dungeon a combattere e a risolvere dei semplici indovinelli, e grazie agli oggetti di cui vi parlerò ora il vostro viaggio sarà molto più semplice. Gli oggetti in totale sono 20, ci sono degli oggetti come le ampolle che per averle tutte bisogna pescarne una, oppure l'arco che bisogna comprarlo. Il mio oggetto preferito è il boomerang, molto facile da utilizzare e molto efficace. L'oggetto più utile invece è l'ocarina, con la quale possiamo suonare tre canzoni, e una di queste canzoni ci aiuterà a spostarci attraverso la mappa. Il mambo di Mambo. Le altre sono il suono della rana e la ballata del pescevento. Quest'ultima ci verrà insegnata da Marin. Ci sono diversi minigiochi sparsi per la mappa. Il gioco alla moda è il primo che troviamo, visto che è nel villaggio di Mabe. Lì possiamo prendere con un artiglio meccanico diversi oggetti e soprattutto le statuine. Queste ultime fanno parte di una quest secondaria, in cui le recuperi tutte e poi le posizioni in tutto il villaggio Mabe. Abbiamo un altro minigioco nel villaggio, ovvero pescare nello stagno, dove i pesci che peschiamo possiamo venderli. Poi abbiamo le discese torrenziali, dove possiamo fare due sfide, o quella a tempo, oppure quella in cui possiamo prendere più oggetti possibile. Un altro minigioco che è sparso per tutta l'isola è la raccolta di tutte e 50 le conchiglie nascoste. Dopo averne raccolte un paio, le si può portare alla magione delle conchiglie, dove ci daranno vari premi. L'ultimo minigioco è nuovo per questa versione, cioè il gioco di Danpei, in cui puoi ricreare i vari dungeon già battuti durante la tua avventura. Ovviamente ti darà dei premi dopo aver superato un paio, come una conchiglia, un'ampolla o altre schede. Hanno aggiunto svariate cose, cioè il minigioco di Danpei. Puoi mettere le puntine sulle mappe. Hanno aggiunto le ampolle. Hanno migliorato i controlli, cioè si può mettere quello che si vuole sulle X e sulle Y. Invece A e B sono predefiniti, B si attacca e A si interagisce. Ci sono 50 conchiglie, non 26. Ci sono più statuine, nell'originale c'era solo quella di Yoshi, ora ce ne sono molte di più. Non bisogna mai morire. Raccogliere tutte le conchiglie e finire tutti gli altri minigiochi. Se si finisce il gioco senza morire, si potrà avere un finale alternativo, cioè questo qua. Ho trovato il gioco stupendo, un perfetto remake. Consiglio a chiunque di giocarlo se ne avete l'opportunità. Mi ha fatto amare ancora di più il mondo di Zelda. Ho finito il gioco in circa 20 ore, e anche se un po' corto, secondo me è uno di quei giochi in cui la parte focale sono i personaggi e la trama, più che il gameplay. Perché alla fin fine il gioco è sempre quello, uccidi un boss dopo l'altro, in modi poco differenti l'uno dall'altro, ma non è affatto ripetitivo. Gli do un 9 meritatissimo. Molto probabilmente ci rigiocherò più avanti, perché quel mondo molto cartoon mi manca già. Grazie mille per avermi ascoltato fino a qui. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete pure non mi piace e scrivetemi nei commenti perché vi è piaciuto oppure no. E ci sentiamo alla prossima.